È arrivato il momento di svapare. Svapo web. La vera consacrazione è in effetti essere scelti da Dio, essere riservati a Lui per il suo servizio. Quindi la consacrazione è proprio il senso dell'appartenere a Dio. E se si appartiene a Dio, naturalmente bisogna anche agire, pensare, vivere come Dio ci vuole. Ecco perché allora la consacrazione è importante. E tutti i cristiani sono consacrati a partire dal battesimo. La loro consacrazione quindi fa diventare il popolo dei cristiani un popolo santo, come diverse volte poi nella Bibbia si sottolinea e si dice, quindi un popolo che Dio si è conquistato e che Gesù ha riscattato a prezzo del suo sangue. Perché la fede e la spiritualità hanno bisogno della cultura come la cultura ha bisogno di fede e di spiritualità. In effetti la loro sinergia sta proprio nel fatto che la fede per esprimersi tra gli uomini ha bisogno della cultura, ha bisogno di una lingua, ha bisogno del modo di pensare degli uomini, quindi di tutto quello che proprio l'essere umano in quanto essere culturale porta. E quindi una fede ha bisogno di questo. Ovviamente una fede non si può identificare con una cultura particolare, per esempio la cultura occidentale, ma deve riuscire a incarnarsi in ogni cultura di questo mondo. Grazie a questo grande contributo che anche questa sera è arrivato a noi con la presenza degli illustri relatori, noi riusciamo a capire quanto è importante la storia, quanto è importante la cultura, quanto è importante coniugare storia, cultura e sapere a un cammino di fede. La fede non ci rende astratti e non ci deve rendere astratti. La fede ci deve portare ad essere incarnati, cioè a vivere la nostra vita con grande attenzione a quello che è attorno a noi, con grande attenzione con quello che quindi ci circonda. Vogliamo essere attenti a tutto ciò che viene richiesto al nostro battesimo, ecco l'intervento in particolare anche di Don Gaetano, tutto quello che viene chiesto al nostro battesimo, perché il nostro battesimo diventa con la nostra vita un messaggio incarnato del Vangelo, che è un messaggio di amore, di attenzione, di premura, che è un messaggio di solidarietà, è un messaggio di vicinanza, ma anche un messaggio di prossimità nei confronti dei nostri fratelli. Ecco l'importanza delle radici per capire l'oggi e tracciare ancora una volta un percorso verso il futuro.